Per un pugno di dollari, per un miserabile pugno di dollari che non sono neanche tuoi, devi già ripartire. Almeno lo facessi per qualche dollaro in più. E invece vamos a matar compañeros, sempre in giro con il buono, il brutto e il cattivo tempo. Giù la testa, caro. Sei alla resa dei conti ormai. Chi sono io per te? Nessuno, ecco. Il mio nome è nessuno. Tu devi metterti faccia a faccia con le tue responsabilità. Per queste creature ti danno solo un dollaro a testa. Sei il mercenario peggio pagato di tutto il Texas, Cangasero. E noi siamo il mucchio selvaggio. Ma tu non vali nemmeno un dollaro bucato. E prima o poi finirai come quel bounty killer del Minnesota. Clay era il suo nome, ma poi lo chiamarono il Magnifico. Però ricordatelo, c'era una volta il West, che dicevi tu. Oggi anche gli angeli mangiano i fagioli. Ma sì, corri uomo, corri, altrimenti ci arrabbiamo sul serio. E se Dio perdona, io no. Perciò dati da fare, capito? E tu smettila di fare il bestione. Vergognati, vergognati di fare vivere i tuoi bambini come dei barboni. Leone, questo devi diventare se vuoi fare la rivoluzione nel mondo del West. Ma che c'entriamo noi con la rivoluzione? L'avete sentito? Tanto di Ringo di Django, sono sempre io che me la piango. See what? When the snow is coming down. See what? When I look all around. Leaves are calling the town. See black when you go far away from me. My talk is white, whiter than queen. My curl is yellow, cause of my skin. Passaggio, sceriffo. Sono vittima di un dramma d'amore. Il mio cavallo è scappato dietro una cavallina selvaggia. Dove sei diretto? Ah, verso la ferrovia. Vorrei prendere il treno per Tombstone. Sono disarmato. E poi io sono contro ogni forma di violenza. Ehi, ma tu non sei il celebre Edward James Gideon? Lo sceriffo senza macchia e senza paura. Chiamami Jack il Nero. Mi conoscono tutti con questo nome. Ok, Nero. Posso salire? Salta dietro. Grazie. Scusami se ti abbraccio, sceriffo. Non ci metto nessuna intenzione. E che il cavallo mi sta un po' corto. Ma perché ti chiamano il Nero? Forse perché il futuro lo vedo sempre nero. Quello dei criminali, si intende. Certo che sono stato fortunato a incontrarti. Yeah, è pericoloso andare disarmati da queste parti. Ah, sì, lo so. E qui i fuorilegge fioriscono come le arance in California. E pare che il più terribile di tutti sia un tale chiamato lo Svizzero. L'hai mai visto? No, ma ne ho sentito parlare. E dicono anche che una volta abbia svaligiato la casa del governatore portandogli via la moglie. Ma per Natale gliela rimandata con un bigliettino d'auguri.
Questo non lo ricordo. Ma so che una volta ha fatto fuori l'Arizona Express svuotando il treno nello spazio di un tunnel. Davvero? Vabbè, certo che a te come sceriffo un tipo simile farebbe gola, no? Sì, mi piacerebbe trovarmelo davanti. Beh, perché stavolta ce l'hai di dietro. Chiedo scusa, mi ero dimenticato di presentarmi. Blanc de Blanc, detto lo svizzero. Nato a Lugano, mezzo elvetico e mezzo italiano. Espatriato per futili dissensi con le autorità locali. Senti, deficiente, ridammi quella borsa e piantala. Che maniere. Non pensavo che uno sceriffo potesse essere tanto scortese. Su, scendi, mi serve anche il tuo cavallo. Quella pistola è scarica. Ma questo non lo è. E perché vai in giro con la pistola a scarica? Per fregare i dannati imbecilli come te. Ah, queste cose non si fanno, sceriffo. Anche perché i miei compagni che ti tengono sotto tiro potrebbero arrabbiarsi sul serio. Ti do 30 secondi per darmi il fucile e il cavallo. Guarda che ho l'orologio preciso. Svizzero come me. Sparare a uno sceriffo potrebbe costarti salato. Stai giocando con il fuoco, amico. Avanti, ragazzi, facciamo vedere al nero che non scherziamo. Dai, butta il fucile. Bravo. Ok, Johnny, forse il nero ha capito. Scendi. Continuate a tenerlo sotto tiro finché non sono al sicuro. Ciao, sceriffone bello. Anche questa è una storiella sullo svizzero alla quale nessuno crederà. Ma tu e io sappiamo che è vera. Au revoir. I soldi li avete avuti, no? Che altro volete? Maledetti. Se credete che rimanga qui a farvi da bersaglio, vi sbagliate! Ci fai qui? Sei un cane grosso come un cavallo o un cavallo piccolo come un cane? Sei un pony, eh? È ricco a quanto vedo. Ma anch'io, mica scherzo, sai. Guarda un po' qui. La grana. No, scostati, fammi contare, scusa. Yeah.
Devo andare da sua eccellenza. Porca vacca boia. Tutti te li sei pappati, maledetto nanetto scorregione. Il mio lavoro, la preparazione di un mese. Beh, capisco che devi essere importante se conservano la tua cacca dentro un'urna, ma che tu debba essere nutrito a dollari mi sembra un po' troppo, no? Ma qua, tu li non muovi tanti? Io che non ho tu noci, ma di dota un corci. Grande samurai, vuol sapere cosa volete. Volevamo soltanto sapere se di notte vi serve la scorta anche in questo vagone. Gran samurai vuole i soldati scoglionati sul treno. Come? Non capisci la lingua tua. Vorrei dire scaglionato. Questo me lo prendo io a titolo di risarcimento. Buono. Oh,
Ti tengo, non puoi più sfuggirmi. Ti vuoi fermare? Oh, cosa fai lì dietro? Chi sei? Chi sono io? Chi sei tu? Sono un giapponese che corre, ho non detto, vedi? Ho detto fermati! Tu stronzi me con corda, lascia! Guarda come parli, non lo vedi chi sono? No, non mi importa chi sei te. Se tu non lasciami andare, io fare karakiri. No, fermati! Ma che diavolo fai? Io fare karakiri. Che sarebbe karakiri? A morte dei samurai! Ma piantala! Che samurai! Tu hai salvato mia vita! No, grazie, è molto gentile! Hai rovinato un momento. Mio onore! Il cavallo! Rovinato! No, sto calmo! Assolutamente! Cerca rovinato. Di spiegarci chi sei, da dove vieni, che fai da queste parti? Insomma, vuoi deciderti a spiegarti chi sei? Io, Sakura, io ho incaricato custodia del sacro cavallino. È venuto da Giappone con Yamato, un grande samurai, ma lui è morto. E se io non trovo cavallino, rimango una katakaka tutta la vita, capito? Un momento, non ho capito. Raccata che? Cacca, come la chiamate voi dalla vostra parte? Cacca, no, cacca. Guarda che non mi piace essere preso in giro. Ah, io
non ti prendo in giro. Io devo ritrovare Sacro Pony Shinmei. Adesso ho capito. Lo Shinmei e il pony sono la stessa cosa. Ma che fine ha fatto questo pony? Indiani ha attaccato treno. Ha fatto secco grande samurai. È rubato pony. Vorresti dire che gli indiani hanno fatto un massacro per rubare un pony? Mica pony qualunque. Pony speciale è simbolo imperatore mandato in sua rappresentanza ai migrati giapponesi in America. Un momento, sta calmo. Quanti erano questi indiani? Tanti, a tutti a cavallo. E tu li vuoi riacchiappare andando a piedi? Io samurai! No, tu scemo! Piantala di fare l'eroe! Io samurai! Ehi, samurai! Torna indietro! A cavallo! Flip-flop! Posso prendere almeno la spada mia? Va bene, pigliatela, ma niente scherzi. Monta a cavallo e portami al treno. Cerchiamo un pony invece, se no lo ammazzano! Se gli indiani lo hanno preso, non è per ammazzarlo. Ah, bravo, forse te hai ragione. Tu testa di volpe. Grazie. Può darsi che loro vogliano fare ricotta. Ricatto, non ricotta. Potrebbe anche darsi. Comunque, non perdiamo altro tempo. Tu conducimi al treno. Provvederemo ad avvisare le autorità civili e militari. Poi decideremo sul da farsi. Ma com'è che parli la nostra lingua? Perché mia madre lavorava in una caserma di soldati americani a Tokyo. Ah, davvero. E che cosa faceva? Lavava, stirava, scopava. Ehi, qui ce n'è un altro. Era nella mangiatoia. Forza. Mettiamolo qui, insieme agli altri. È un messaggio di Machaco, il capo degli Apache di Mesa Verde. Legga anche lei, sceriffo. Minaccia di uccidere il cavallino se non riceverà entro 4 giorni $1,000,000 che dovrà essere consegnato al passo dell'Aquila. $1,000,000? È una follia. Non bisogna cedere a questo ricatto. Io andare a prendere lo Shinmei? No. Sì, eccellenza, io ho grande debito di riconoscenza con venerando defunto Yamato. È giusto, tocca a lui. Lasciatelo andare, dopotutto Sakura è un samurai, signor console. Magari lo fosse. Non è che un servo, è anche un po' cretino. Vero samurai era il nobile Yamato, che è stato ucciso nell'assalto al treno. Io ho ereditato spada samurai. Io prendo il sacro Shinmei. Senti, Sakura, perché non ti stendi nel vagone e non ti fai un bel sonno? Sonno, lo fai tu il sonno! Dove vuole andare? Fermate quel pazzo! Arrestatelo prima che raggiunga la costa del Pacifico! Inaudito, per colpa di una tribù di selvaggi che non vuole la mia ferrovia nel suo territorio, si devono sopportare crimini di questo genere. Perché l'esercito non interviene? Si calmi, abbiamo avvertito Washington. Vedrà che stavolta mi autorizzeranno ad un'azione di forza. No, colonnello, un'azione di forza può compromettere tutto. E aspettando le autorizzazioni perdiamo tempo prezioso. Pagherò con denaro che ho depositato nella sua banca. Ma non può cedere a questo sporco ricatto. La vita dello Shinmei è sacra, come la stessa vita dell'imperatore. E vale qualsiasi sacrificio. Ma si rende conto di quanto sia pericoloso mandare in giro da queste parti $1,000,000? Per questo ci vuole un uomo tanto onesto da portare i dollari a destinazione e tanto coraggioso da difenderli a costo della vita. E quest'uomo non può essere che lui, Jack il Nero, un uomo che ha dedicato la sua vita alla legge. È proprio un'ottima idea, Sindaco Kelly. Spero che siate d'accordo, sceriffo. Vi prego, sceriffo, a missione compiuta riceverete un adeguato compenso. Grazie, signor console, ma il mio compenso sarà sempre uno solo, servire la legge, spazzando via tutti coloro che tentano di infrangerla. Ehi, svizzero, i morti non sussultano quando sentono parlare di $1,000,000. Va bene, sceriffo, hai vinto il secondo round, ma questo non ti dà il diritto di farmi mangiare la canna del tuo fucile? $2,000. Quali $2,000? Quelli che mi hai rubato, carogna! Tirali fuori o te li faccio sputare coi denti! Se gli hai mangiato il cavallino sacro! Che cosa? Non ce l'ho più! Sì, lo so, sembra impossibile, ma è andata proprio così. Se lo ritrovi, gli dai una forchetta e forse puoi recuperarli. Avanti, avanti! Muoviti, farai lo spiritoso al fresco. Ehi, Joe, questo me lo tieni in gabbia fino al mio ritorno.
E sta bene attento che non ti scappi, perché è uno stramaledetto furbo, è lo svizzero. Già, sono io. Hai già sentito parlare, no? Accidenti, lo svizzero! Quello che ha svaligiato il bordello di Red Rock. No, non è vero, tutte chiacchiere. Io ero andato là a trovare sua sorella. Fila. Di qua, vero? Sì, sì, prego. Andiamo. Si accomodi. Allora. Nome Blanc de Blanc. Professione figlio di puttana. Per domani sveglia alle 10 precise con cappuccino e due brioche. Va bene. Ah, e il giornale del mattino. Mi raccomando. Chi si vede? La carta cacca. Tu conosci me? Era nascosto nel tuo vagone. Un passaggio che mi ha costato $2,000. Ma perché ti disperi tanto? Io devo me ammazzare. Sceriffo, levato me onore. Oh, e magari prima aveva promesso di sposarti, eh? E tu non scherzare! Io devo me ammazzare, ma mi hanno levato la spada! Ah, non te la prendere. Ci sono tanti modi per morire. Ti puoi impiccare e sparare. Oppure guarda, se con una mano ti chiudi il naso, trattieni il respiro, ti metti un dito nel sederino, muori soffocato. Come ti tu un dito sederino? Io mi devo ammazzare come samurai, con la spada! Perché tu saresti un samurai? Beh, io veramente volevo fare scuola di samurai a Tokyo. Ma non mi lasciare entrare perché Sakura no, non giapponese puro. Io figlio di americano e di giapposotta. Che significa giapposotta? Giapponese mignotta. Vabbè, se è per questo, anche mia madre era una svizzerana. $1,000,000. Ho sistemato il denaro in questo forziere che ci avete mandato dal consolato. Ora, per regolarità, signor console dovrebbe cortesemente firmarmi la ricevuta. Il denaro partirà subito? Certo, ho già dato disposizione per la scorta. Prego, facciamo in fretta. 4 giorni passano presto. Potevate fare a meno di affibbiarmi una scorta. Al passo dell'Aquila so arrivarci anche senza angeli custodi. Con quello che trasportate la prudenza non è mai troppa, sceriffo. Comanchero conosce bene la strada. Come le mie tasche. Perché 3 serrature? Per ingannare eventuali fili del male. Ascolti. Una sola è quella che apre. Le altre 2 sono collegate a carica di tritolo. O si sa quella giusta, o si salta in aria. E io dirò solo a voi qual è. Non dovete mai dimenticarlo. Questa è la chiave, conservatela con cura e non dimenticate quanto vi ho detto. Ci potete giurare, signor console. Per ricordarmelo mi farò un nodo al fazzoletto. Io non credo che avrò il tempo di farlo. Avvertite voi la mia famiglia? Certo, sceriffo. E aspetterò che torniate per essere il primo a complimentarmi con voi. Ma soltanto così puoi riavere la tua spada. Poi tutti e due insieme, una volta fuori di qui, andremo alla ricerca del cavallino. Sakura non dice bugia. Samurai non mente mai. Ma non si tratta di bugie. Si tratta di fuggire da una prigione dove siamo ingiustamente trattenuti. È l'unico modo che tu finga un malore, uno svenimento. Io chiamo il guardiano. E mentre lui si occupa di te, io lo tramortisco e gli prendo le chiavi. Samurai non fa finta. Se tu vuoi fare questo, tu fai a me male davvero. Va bene, d'accordo. Vuol dire che ti farò male davvero. Sei pronto? Oh. Dai. Oh, no. Ciucco. Tu però giura che quando scappi porta via anche me. Va bene, te lo giuro. Ma Ciucco, su che cosa? Lo giuro sulla tua testa. Allora va bene. Tu fai molto male a me. Eh. Oh, oh, oh.
tu fai poco male. Ah, beh, perché è del sinistro. Provo col destro. Tu hai fatto ancora poco male. Ah, sì. Beh, adesso allora... Mettiti giù, un momento, no. Proviamo in un'altra mano. Pronto? Tu hai fatto molto male. Flip-flop. Ehi, qualcuno! Il giapponese sta male! Chiamate un dottore, presto! Ma perché strilla? Che è successo? Non lo so, quel poveretto ha avuto una specie di convulsione. E voleva mordermi. Mettilo in un'altra cella. Io non voglio stare con lui. Va bene, subito. E neanche con te. Au revoir. Non più biada, né fieno né striglia. Ascoltatemi, cittadini di Shannon. Vi presento la meraviglia del secolo. Un litro di benzina e vi porterà dove il vostro cavallo non arriverebbe mai. Modernizzatevi. Qui non c'è puzza di stalla, non tira calci e non caga per la strada. È la voce del progresso, cittadini. Imparate ad amarla. Chi vuole saltarci sopra per dimostrare di essere all'altezza dei tempi? E chi vuole provare? Lei, avanti un po' più di decisione, vi sembrerà di avere 100 tori fra le gambe. Si faccia coraggio, venga lei, sì, venga, ci monti e dimostri a questa gente di essere un giovane moderno, uno che ha il coraggio di provare. Forza, che aspetta? Avanti, salga, su! Ecco, signori, uno che ama il progresso. Più confidenza, amico, coraggio. Vedete a cavallo, avanti, mani sul manubrio e gambe divaricate. Bravo! Ecco, signori, uno che non si tira indietro, uno che tutti ricorderemo, io più di tutti. Perché mi ha fregato la moto, Ehi, avanti, smontate. Andiamo a piedi uno alla volta. Io passerò per primo e vi aspetterò dall'altra parte. Nell'altra strada non c'erano ponti sospesi. Era più lunga, per questo siamo passati di qui. Ok. Io vado. Passerò con la cassetta. Pensa tu al mio cavallo. Ehi, sbrigatevi! Ora farai un bel salto, sceriffo. E tutti penseranno a un incidente. Spara le tavole come il cielo! Un secondo più tardi o un secondo prima ed eri trasformato in omelette. È certo però che la botta l'hai preso ugualmente, eh?
Porca miseria, è una faccia. Forse questa ti pesa un po' troppo. Dalla a me. Mettiamo i soldi in Svizzera, che stanno più al sicuro. Peccato che non c'è tempo per correre appresso a quei due che volevano farti la pelle. Ma sai come diceva mio nonno Guglielmo? Se non c'è tempo per fare gli eroi, ognuno pensi ai cavoli suoi. Un momento. No, aspetta! A liberarmi. Fatto molto male, cancelliere. Io sono stato costretto. Ma tu giurato falso. Tu traduttore. Ma io non ho tradotto niente. Ah, vuoi dire traditore? No, no, guarda, adesso ti spiego. Tu me non spieghi niente. Tu levati di mezzo che io prendo cassetta. No, no, di mezzo ti ci levi tu. La cassetta ormai è proprietà svizzera. Attento. Non mi freghi con sto trucco. Forza, limoncino, lascia la spada e difenditi. Sicura, non lascia spada, ma che sono mazze. Forza. Allora sei scemo. Forza. Guarda che te vado, sa. Attento la cazzetta mia. E tu attento che ti va il sangue in testa. Cosa diceva tuo nonno Guglielmo a proposito degli eroi? Che adesso sono cavoli miei. Onorato di conoscerla, signor Butler. Prego, s'accomodi, signor Donovan. Chiamatemi pure maggiore. Mi spetta di diritto, caro banchiere. Anche se quei bastardi di Washington m'hanno radiato dall'esercito e costretto a diventare un fuorilegge. Lo so. Sterminare le tribù indiane può esservi costato il grado, ma certo vi ha guadagnato la stima di ogni buon americano. Un whisky? No, no, non bevo. Un sigaro? Non fumo. Penso proprio che siate l'uomo giusto per la missione giusta. Il sindaco Kelly vi ha già informato? Sì, volete riprendere quel forziere? Beh, sembra che mio cugino non abbia avuto fortuna con lo sceriffo. Sì, che dovrei occuparmene io con la mia truppa. Già, ma facendo anche molta attenzione, a quel vecchio rimbambito si sono uniti due compagni. Sbarazzatevi anche di loro. Dipenderà dall'onorario. Metà del contenuto di quella cassetta. Il signor Butler non intende pagarvi solo in denaro, ma con qualcosa che per voi vale molto di più. Balle senza soldi! Silenzio! Per esempio? Il perdono ufficiale per il vostro presente di bandito
E la reintegrazione nell'esercito e nel grado con tutti gli onori che vi spettano. Che vantaggio hanno su di noi? Quasi un giorno, maggiore. Non è poco. Ma sapremo raggiungerli e toglierli di mezzo. See what one's nerve has come down. See what one eye look all around. Cammina. E fammi tirare un po' il fiato. No, non ce la faccio più. Ma perché non mi fai dare il cambio da quel matto lì? Invece di tenerlo là dietro a non fare niente. Io ho tanto che nessuno attacchi il sceriffo alle spille. Dove l'attacca? Alle spalle. Avanti, muoviti. Sta a sentire. Io sono tuo prigioniero, ma il regolamento carcerario stabilisce quali sono i miei diritti. A te! Va bene, non stabilisce niente. Coraggio, dovrei farcela solo fino a Tuxedo, dove c'è una galera su misura per te. La morta ne avrai per un bel pezzo. Ne hai di cose da scontare. Furto di cavallo, rapina a mano armata di stipendi di sceriffo, scasso, percosse e sberleppa pubblico ufficiale. Perché non ci aggiungi anche un divieto di sosta? Ci aggiungerò la sottrazione di beni appartenenti a uno stato straniero che però ti è andata male. Non è ancora detta l'ultima parola. Oh, sceriffo, testa di volta. Tu testa di pazzo. Meno male che stavolta non ti sei sbagliato. Adesso piantala e cammina più veloce. Il tempo mi sembra si stia guastando. Vento caldo di sciroppo. È quell'arnese con cui quel bastardo ha salvato il nero. Ehi, voi laggiù, fatevi sotto! Al tempo, squadrone, halt! Dai comandi come si deve! Presto entrerai nell'esercito anche tu! Diventerai ufficiale! Impara ad esserla fin d'ora! Evidentemente c'è stata una rissa. I due si sono picchiati e... Erano in tre e si sono diretti verso est. Che aspettiamo? Li voglio ammazzare con le mie mani! Ma certo, certo, caro cugino, ti lascerò divertire. Squadrone! Egregio signor sceriffo, le faccio presente che la convenzione di Ginevra al quinto capoverso enuncia che alla sera mi spetterebbe la cena. Ecco, allora fatela fare dalla signora Ginevra. Nonno Guglielmo diceva sempre che non bisogna mai fidarsi degli uomini vestiti di nero. E mio nonno è stato il padre di tutte le esperienze. Modestamente invece mio nonno era soltanto il padre di mio padre. Senti un po', Nero, tu devi togliermi una curiosità. Quanto ti pagano per la vita che fai? $30 al mese. Beh, ma allora sei proprio un caso disperato. Ma perché non ti decidi, scusa? Quei soldi in fondo servono soltanto a riscattare un cavallo, anzi, un cavallino. Se invece ce li pigliamo noi, possiamo dividere a metà. E poi, se ti fa piacere, compriamo 10 cavalloni e li rimandiamo al console giapponese. Beh, forse. Sarebbe possibile, ma c'è un guaio. Questa cassetta è imbottita di tritolo fino all'orlo. Se l'apri senza conoscere la serratura giusta, salti in aria. Tutto mi si può negare, meno che io sia un rompiscatole eccezionale. E quella scatola riuscirò ad aprirla prima o poi. Fidati dello svizzero e diventerai ricco. Di un po', per chi mi prendi? Non tradisco una missione per un mucchietto di dollari io. Ho capito, sei irrimediabilmente un pecorone. Meglio vivere un giorno da pecorone che 1000 giorni dentro una prigione. Io potrei arrivare a capire quell'esaltato che si farebbe ammazzare per un somaro, ma tu... Io non saltato, capito? Io avere on. On? On, sì, a debito. E devo onorare questo debito. Ma che è, una cambiale? Ah, ma che cambiale? Debito morale. On è più forte del debito di soldi. Sei obbligato finché non paghi.
Samurai che non paga a perde onore. Ehi, Sakura, ma che stai facendo? Sto preparando polpotta giapponese. Ma quale polpotta? Polpetta? Oh, vabbè, vabbè. Questa cosa fatta con erba toglie fame e non lascia dormire. Così Sakura tutta la notte fare guardia. Se leva la fame è quello che mi ci vuole. Fammela assaggiare. Oh, certo. Oh, molto piacere. Ehi, chi mangia solo si strozza. Ah, il proverbio questa volta non è valido. Noi siamo già in due. Ti assaggia. È buono? Tu assaggia, poi mi dici. Buono. Però ha un buon sapore. Aia! Fare denti, vero? Sì, terribile. Bene, effetto di polpotta. Procura subito, maledenti. Così tu non dormire non senti fame. Ma che cavolate stai dicendo? Ma scusi, onorevoli, anch'io forte maledenti. Ma samurai sopporta dolore. Accidentaccio, ma che me ne frega, meglio. Non sono un samurai e sta torcendomi dal dolore. Ehi, coraggio, sceriffo. Una notte passa presto. Sta zitto tu. Onorevole, se lei vuol dormire, Sakura le può procurare sonno. A lei solo domanda. Allora sbrigati, che aspetti. Sbrigati. Va bene, onorevole, non si preoccupi. Andrà tutto bene. Fa presto. Ecco. Mettasi a seduto. A cuccia, qua vicino da me. Sdraiate. Niente trucchi giapponesi. Nel dentone. Povero bello, sceriffo. Un momento. È la chiave della cassetta, fa la guardia anche a questa. Ma non la usare, se no saltiamo tutti in aria. No. Falla nina, falla nonna. Che ti passa, falla nonna che... Sì, faccio mio cognato, ma che dici? Non te nervosire, che viene il diavoletto. Ecco, vedi, così lui non sente più niente. Accidenti, Sakura. In una clinica svizzera ti faresti una posizione come anestesista. Ecco, così, bravo. Ecco, così, buono. Eccoli, sono accampati laggiù. Finalmente. Sergente, raggruppo i cavalli in un posto sicuro. Avanzeremo a piedi per coglierli di sorpresa. Psh, 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 psh,
Andiamo, Limoncino, dammi la chiave. Guarda cosa passa ancora con chiave. Ma che fai? Sei matto? Al fuoco, se stai nell'acqua. Ah, ti affoghi! Al fuoco! Oh, te la sei bevuta proprio tutta, eh? Se tu non levi il mio sederino dall'acqua, io vuoto tutto il fiume. Che ne so che ti entra dappertutto. Tu mi hai rovinato! Oh, tu mi hai rovinato! Maledizione a te! Come? Oh, io dovevo morire e tu salvato vita! Ma che ti prendo? Oh, adesso io sto obbligato con te, capito? Io non mi posso più vendicare contro di te, anche se tu fai carognata a me! Finché mio debito non sarà pagato, hai capito? Hai capito? Senti, Sakura, va bene, vorrà dire che aspetterò con tranquillità che tu ti decida a tirar fuori la chiave che hai ingoiato per vie naturali, va bene? Oh, tu inutile che ti illudi! Tanto io la chiave non te la do! Sveglia! Tirati su, sceriffo! Che succede? Che cavolo volete? Tirati su, ho detto! Sbrigati! Va bene, ma non strillare! Fermo! Altola! Me l'avevi promesso! Considero quest'uomo un prigioniero di guerra. Quindi sarà giudicato da una corte marziale. Gli altri due sono fuggiti prendendo la via del fiume. Li inseguiremo più tardi. Si riunisca il tribunale! Avanti! Cammina, carogna! Oh! Io! Maggiore Interbrando Adolfo Danavanti! Sono troppi, non possiamo farcela. Uomo bianco si scoraggia troppo facilmente. Oh, io non mi scoraggio per niente, Sakura. Che fai? Prepari un'altra polpotta per il mal di denti? Oh no, questa non per uomini, per cavalli, per non farli muovere più. Come sarebbe? Oh, il cavallo mangia e le piglia come un colpo e si sbraga per terra. E noi dare a tutti meno che ai nostri. E allora sbrigati se vogliamo fare qualcosa per quel poveraccio. Oh no. Questa corte marziale dichiara il qui presente sceriffo Guido, detto anche in nero, colpevole di esistere e quindi di ostacolare le nostre operazioni. E pertanto lo condanna a morte mediante impiccagione. Ma che idiozie state dicendo? La seduta è chiusa. Sergente, eseguite. Su, sali. Il condannato, malgrado la sua gogliardia presessantottesca, può esprimere l'ultimo desiderio se vuole. Sì, voglio. Parla! Voglio morire come uno sceriffo, con la mia stella sul petto. Concesso! Certo, sceriffo. Hai ragione. Sceriffo! Ah!
Bella riconoscenza. Non me la dai a bere, svizzero. Tu hai salvato prima Sakura e poi me soltanto per la cassetta e per la chiave. Oh, mio Dio, quanto è sospettoso! Piantala! Peggio per te se mi hai liberato. Io sono uno sceriffo e devo fare il mio dovere. Ah, il dovere di Giuda. Tu hai l'opportunismo di uno svizzero e la faccia tosta di un italiano. E io vi arresto a tutti e due. Oh, è stato molto difficile perché la chiave era rimasta per traverso. Digestione perfetta. Sistema brevettato giapponese. Oh, vuoi che te la do a te? No, è meglio che la tieni tu. Del samurai mi fido più che di te. Avanti, muoviamoci. Le carceri di Tuxedo ti aspettano. Sakura, i cavalli. Ma che è successo a questa città? Dormono ancora tutti. Oh, forse oggi è festa. Eh già, oggi è San Bianco Martire, il mio onomastico. Posso andare in chiesa, sceriffo? Sta fermo. Sono spiacente per te, ma qui non siamo di rito cattolico. Quello lo so anch'io. Qui in America tutti i prostituti. Protestanti. Ma allora perché è tutto chiuso? Non ti preoccupare, basta che sia aperta la prigione. Andiamo. Sakura, aspetta là, torno subito. Ehi, sceriffo, qui è tutto completo. Non c'è mica posto per me. Che diavolo succede? Hanno ripulito la contea di tutti i delinquenti? Ma che delinquenti? Io sono il sindaco del villaggio. Ci hanno chiuso qui i fratelli Nelson che sono scappati dal manicomio criminale. Ci hanno rinchiuso in prigione. Loro sono andati a consovigliare con tutte le donne del saloon. Che non soltanto con noi, con tutte. Anche le nostre mogli, le nostre sorelle. Chi me la ridà mia moglie? Dov'è il vostro sceriffo? Io sono lo sceriffo. Che cosa potevo fare? Va bene, le chiavi della prigione, dove sono? Uno dei Robson se le ha appese al collo, là, nel saloon. Andiamo, svizzero, bisogna fare qualcosa per questi poveri. No, mi dispiace, ma io non c'entro. Io sono un prigioniero. Adesso mi metti in cella. E poi te lo sbrighi tu, con i Robson. Vuoi assaggiare, che è buono? Tu vieni con me, te l'ordino in nome della legge. Me ne frego della vostra legge, io sono cittadino svizzero, voglio parlare al mio ambasciatore, è un mio diritto. Non hai diritto di avere diritti. La convenzione di Ginevra. Marchio! Se vedete mia moglie, rimandatela a casa. Fate attenzione, sceriffo, i Robson sparano chiunque si avvicini, che non sia una donna. Nobile missione salvare donne e villaggio, proprio da samurai. Ma poiché io non sono un samurai. Naturalmente non sei un samurai. Tu sei solo un bambino che fregna. Che frigna, Sakura. Io sono un samurai, l'onorevole sceriffo è un samurai. E sai quanto me ne frega. Piantala, forza, samurai, andiamo. Ma dove andiamo? A quel cimitero abbandonato che abbiamo visto passando, il miglior nascondiglio per la cassetta. Bevi, così si parla, capito? Grazie, samurai. Oh, grazie a voi, onorevole. Non c'è di che, samurai. No. Ecco fatto. E adesso che lo abbiamo sotterrato qui, a nessuno salterà in testa di venirci a piccare il naso. Oh, tu testa di volpe. Grazie. Jonathan Chesterfield farà la guardia ai nostri soldi. Ehi, sceriffo, come pensi di affrontare i fratelli Robson? Io ne ho sentito parlare. Lo sai che hanno fatto nel penitenziario di Phoenix? Hanno scatenato una rivolta e poi hanno giocato sotto muro con le orecchie dei carcerieri. Non c'è che una cosa da fare. Puntare tutto sulla sorpresa. Irrompiamo nel saloon dalla porta e dalle finestre sparando all'impazzata. E io che faccio? Pum pum con la bocca? Ti darò la mia Colt. Io userò il fucile. Oh no, veramente più ci penso e più mi pare incredibile l'idea di nascondere cazzetta dentro tromba. Tomba! Va a preparare i cavalli. Subito, Sakura, cavalli. Ancora qualche palata è meglio. Giusto, sceriffo.
se no prende freddo. Adesso può bastare. Requiescati in pace. Andiamo. Jonathan Chesterfield. Andate avanti voi, io è meglio che nasconda questo. Ok. Pure Sakura ha idea. Quale idea? Ah, molto ottima pensata. Tu entra da solo per primo e disarmato. Poi Sakura arriva, salva tua vita. Così io non più debito e posso finalmente ammazzarti. E che ne dici? Io dico che è ora che la pianti di dire stronzate. Adesso ho chiaro in mente come potremo fare. Nasconderemo i cavalli ed entreremo strisciando dalla parte posteriore. Le parti posteriori sono sempre le più difficili. Hai qualche idea migliore? Hai sentito che quelli sparano a chiunque non sia una donna? Io veramente un'idea ce l'avrei. Perché non lasci perdere questa verginella e non ti metti con me, che sono una vera professionista? Perché tu sei troppi capelli e io mi sempiccio. E lei? Ragazzi, guardate! La bionda! Voglio la bionda! La bionda la voglio io! A me piace la giapponese, datemi la giapponese! E lasciatemi il tempo di scegliere. Ma certo, tesoruccio, scegli me. Veramente mi attrae. Le giapponesine sono dolcissime. Fammela assaggiare. Sì, fammela assaggiare. Con me. Ah, fermo, signora, ho sempre avuto una passione per le tardone. Meglio tardi che mai. Voglio chiamare le puttane, capo. La tua salute, bel maialone. Senti, dolcezza, se vieni con me ti farò una bella sorpresa. Oh, e che sorpresa? Ti porto nella stanza e ti spoglio tutta nuda. Ah, allora la sorpresa sarà tutta tua. Perché sei tutta in nero? Sono vedova, mio marito è morto per lo spavento. Ah, ma notte, non mi toccare i seni. Bella pioppola mia, vieni qua, lasciati abbracciare, lasciati baciare. Ma tu hai, va? Certo, vedo babbafuta e sempre piaciuta. Ah!
Arrivo! Chiavi! Bravo, Sakura! Tu prendi queste chiavi, va alla prigione, apri, libera gli uomini, tornate tutti alle vostre case, presto! Venite, andiamo a liberare gli uomini, presto! Io quel biondo lo conosco, è lo svizzero, ma tu chi sei? Lo sceriffo Gideon di Shannon. Oh, il famoso nero Jack. Ai vostri ordini. Voi cercate la giapponesina, la trovate la giapponesone? Sakura! Sceriffo! Dov'è lo svizzero? Il furbacchione se l'è squagliata. Del resto c'era da aspettarselo. Si sarà precipitato al cimitero. Se lui ruba denaro che serve a riscattare Cavallino, noi siamo frutti. Fritti, Sakura, fritti! Sceriffo, chi è? Oh, basta, io giramento, voi girate un po' da soli, girate. Sceriffo. E c'è? Cosa aspettiamo per correre dietro a quel svizzero zozzolato? T'ho detto che c'è tempo, Sakura. Continua a legare questi banditi, al resto ci penso io. Grazie. Gliel'abbiamo fatta a liberare gli uomini dalla prigione, visto? Certo, ma promettimi che tornerai a liberare anche me. Un giorno o l'altro questa verrà, te lo prometto, lo sai. Ti aspetterò, cicciolino. Il bianco, il giallo, il nero, ci mancava pure la roccia, ma il pelo va a fanchelo. Quanto pesa sta seta. Senti che guadagnarsi la vita è dura. Ecco qua la fregatura. Halt! Salve, colonnello. Non vi sarete mica fermati per me. Io posso passare da un'altra parte. Stiamo dando la caccia a un traditore dell'esercito, il capitano Donovan e la sua banda di rinnegati. Ci è stato segnalato nella zona, ne sapete nulla? Chi, io? Perché? Che ne so io? È pericoloso per voi proseguire da solo. Potrebbe assalirvi. Correrò il rischio, colonnello. Io ho un penoso dovere. Una povera madre, la mia, sta aspettando in California i resti del mio adorato fratello. È strano. E perché? Non è strano. La morte purtroppo prima o poi vi colpisce tutti. Al tempo. Intendevo dire che è molto strano che ve ne andiate in California a piedi quando per arrivarci c'è un'ottima ferrovia. Per risparmiare... Sergente, controllare! A terra! No, è un sacrilegio. Non si disturba il sonno di un vivo, figuriamoci quello di un morto. Mio fratello forse era un po' permaloso, ma un santo, faceva anche dei miracoli. Magari per dispetto si è trasformato in una cassetta piena di... Ma non avete detto che si trattava di vostro fratello? Sì, ma era anche un po' effeminato. Una cosa non è molto chiara, arrestatelo. Scusa. Questo! Tutti in cella! Bisogna inseguirlo! Hai capito adesso perché me la prendevo comoda? Lei non testa di volpe, testa di samurai. Quando sono tornato indietro per nascondere il risciò, ho cambiato posto alla croce del povero Jonathan Chesterfield. Ero certo che lo svizzero avrebbe tentato di fregarci.
Veramente la sua cervella cammina da sola, va avanti a forza di inerzia. Di inerzia, si dice di inerzia. Arrendeteli! Circondateli! Prendeteli! Fermo, sono in troppi. Ah, siete miei prigionieri! Di nuovo questo figlio di... Gualdrappa. Gualdrappa? Maldracca! No, non prendete mia madre, brutti bastardi! Maggiore, fucciliamoli subito! Certo, ma secondo le leggi militari, e stavolta non vi concederò né processo né ultimo desiderio. Ah! Un'esecuzione in pieno camposanto. Magnifico! Non perderemo tempo a scavarvi la fossa! Fateli mettere contro quel muretto! Formate il plotone d'esecuzione! Uomini a terra! Avanti! March! Uno, due, uno, due, uno, due! Mercedes! March! Plotone! Halt! Maggiore, il plotone ha gli ordini pronto per eseguire la fucilazione. I due condannati a morte, per ordine di questo tribunale militare, saranno passati per le armi immediatamente. Addio, Sakura. Saponara. Sayonara. Ah, già, Sayonara. Sta bene, basta così, sergente. Proceda! Plotone! Carica! Alt! Puntate! Pista! Ordini il fuoco! Guarda! Sceriffo, Sakura, venite! Su, Sakura, amore, con onore. E che aspetti? I condannati scappano! Eccolo! E lui il disegnato! Prendetelo! Ricordatevi di Alamo! Il passo dell'Aquila è da questa parte! Sceriffo, ma questo qua non ci sta prendendo per il sudore? Sedere, Sakura, sedere! Dove diavolo è andato a finire quel bastardo? Ah, beh, non c'è niente da fare, per me è scomparito. Accidenti a lui! C'è del fuoco lassù! Questa è una treccia! No, Sakura, quelli sono segnali di fumo. Lassù è il passo dell'Aquila. Oh. Ci sono gli indiani che ci stanno aspettando. Tu mettiti questo. Venite, sta arrivando. Auk! Auk! Ehi, hey, ciao, Nanetto! Finalmente ci si rivede, eh? Come stai? Sapessi quante ne ha... Ehi, a quale tribù appartenete? Perché io non ho mai visto un pelle rossa con gli occhi azzurri. Non fate gli indiani con me, eh? Ma lei è sicuro che questo sia il posto, onorevole? Ah? Sono più che sicuro. Guarda. Aug! Aug! Questo è un capo, si riconosce dai segni sul naso. Ma bisogna essere molto prudenti per non cadere in traboschetto, eh? Oh. Si dice trabocchetto. Dov'è lo Scimè? Scimè! Inguattato! Sta! Cosa lui ha detto? Io non capisco. Deve essere di una tribù del sud. Noi non capito! Tu parli nostra lingua? Io non parlare! Io! Ma io sordo! Noi abbiamo i soldi! Ma prima devi darci lo scimmè. Pony, hai capito? Ho già capito. Ma prima tocca cacciare Sword.
Dopo, io dare sì me. Veramente, capo, quello che pretendi mi sembra... Statevi accorti, perché siete circondati da mia tribù. Oh. Questo fatto mi ricorda qualche cosa. Tu dare noi sì me e poi noi dare soldi. Sakura, non fesso. Palla rossa, non fregare palla gialla. E vabbè, io vedo sì me, ma voi aspettate a qua. Allora vabbè. Attenti, miei fratelli, tenere voi sotto tiro. Loro molto nervoso. Ma dov'è che qualcuno una volta mi ha già detto una cosa del genere? Non riesco a ricordarmelo. Zitti! Come già ti sei stito? Avete toccato il cavallo, eh? Su, Pennello. Attacco, vai. Eccolo, è lui? Paesò, questo è Oshimè. No, indiano, per favore, non mi piace. Oshimè è piccolo, questo è grande. Oshimè, mangiato erba sacra, di prateria, molto mangiato, molto ingrassato. No, questo non è Oshimè. Ma non c'è un modo per riconoscerlo? Sì, un modo c'è, adesso vedo. Ma a me mi sa che questo mi sta a prendere per i fornelli a me. Questo non è Oshimè. Odore Oshimè e odore a ciliegio in fiore. E questo è una cosa terrificante. Tu non sei figlio di pelle rossa. Tu sei un figlio di... Di una gran vacca svizzera. Ecco di chi sei figlio. Avanti, togliti quelle piume dalla testa, buffone. Ma allora se non si può più neanche scherzare. Ma scusate. Ma questo è coso. Ma perché non ammazza lei? Fallo pure tu, Sakura, io farò finta di non vedere. Io ammazzare volentieri, ma non posso, perché ho debito di gratitudine, manneggia! Sentite, fate una bella cosa, voi due, perché non ve ne andate un momentino a prendervi... Piantala! Piantala! Perché ti sei camuffato, Perché ti sei camuffato, Perché quando sono arrivato qui ho scoperto che quelli che fecero l'assalto al treno erano finti indiani. E allora mi sono detto, finto per finto... E il cavallino, lo Oshimè, che fine ha fatto? Che fine ha fatto? Ma chi ne so, se ne è scappato per conto suo, quello... Oshimè! Oshimè! Oh, mia adorata eccellenza! Oshimè! Sceriffo? Che c'è? Dai, mettiti lì. Senti, sono stufo di salvarti la pelle per niente. E visto che la riconoscenza non è il tuo forte, vediamo se almeno ti funziona l'attaccamento alla vita. Perché? Che c'entra questo? Perché te ne starai lì buono mentre io me ne vado via con il malloppo. Certo, svizzero, fa pure. Ma non ti dimenticare che la chiave della cassetta ce l'ha Sakura. Oshimè! Oshimè! Oshimè, aspetti! Luce d'Oriente, sacrizzoccolo del Mikado, sono Sakuretto vostro. Mi riconosce? Sei Oshimè? Terribili nemici! Questi vogliono i lollari! Altissimo, conserva lei chiave di cassetta! E adesso, vada, e scappe libero per prateria! Oshimè! Eccomi qua! Non lo ammazzate! Lo voglio vivo! Dove sono i tuoi compagni? Dov'è la cassetta dei dollari? Parla, muso giallo! Ti avverto che conosco dei sistemi che fanno cantare anche i morti, capito? Canta! Ecco, un momento. Subito. Ecco. Oh, sole mio, sta in fronte a te! Non mi piace essere preso per il povero cretino! E tu mi hai detto di cantare, non ho capito! Ci devi dire dove sono i tuoi compagni! Sakura, non parla! Sakura, sta zitto! Molto come un pescio! Seppellitelo! Se non parla, sarà divorato dalle formiche! Accidenti al pony, a Sakura, al Giappone e a tutto l'estremo oriente! Su, muoviamoci, dai, Montesella. Che aspettiamo? Andiamo!
E dove andiamo? Ma ti rendi conto che quei soldi sono legalmente nostri? Il pony l'abbiamo ritrovato, no? E allora, capisci che se facciamo a metà diventiamo ricchi? Bisogna solamente aprire quella maledetta cassetta. Sì, sì, ti capisco, svizzero. Ma anche se volessi aiutarti, rimane il problema dov'è Sakura con la chiave. Ecco dov'è Sakura. Seguiamo il cavallino, ci porterà dal giapponese. In sella, sceriffo. Via. O nel deserto rovente, la testa di Sakura spunta come fiore di cactus. Sakura, testa di cactus. Ti decidi a parlare? No, mai! Lo vedremo quando le formiche ti arriveranno alle budella. Hai sete, eh? Vuoi un po' d'acqua? Oh, Sakura, non vuoi acqua! Io voglio solo morire degnamente, come samurai! Prendete quella pecora! Insomma, quanto ci vuole? Ci va! Ah! Ah no! Ma non toccate sopra, cavallina! Ma che succede? Aia! Un'altra volta no, non lo sopporta! A cavallo, inseguiamolo! No, capitano, sono entrati nel territorio indiano! E noi siamo troppo pochi per affrontare gli Apache. Alt! Hai ragione, Comanchero. Torneremo a prenderli quando saremo in molti. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo stampino! Andiamo, Sakura, non è degno di un samurai lamentarsi così per il dolore fisico. Io non piango per dolore! Ma perché nessuno avrà più rispetto per samurai orecchione? E piantala di lamentarti! Tira fuori la chiave piuttosto, capriamo la cassetta e la facciamo finire. Io non chiava! Shimè chiava! Shimè? Lo shimè? Questa volta mi faccio carachere sul serio! Sarebbe una buona idea, Sakura. Ma fortunatamente non ne avrai il tempo perché abbiamo visite. Oh! Agapuba! Boca boca! Gli ho detto che siamo alla ricerca di un pony. Uomo bianco può parlare come mangia. Che volete in nostra riserva? Ci siamo entrati dentro così per caso. Stiamo inseguendo un cavallino bianco e nero, piccolo così. Non hai visto, piccolo cavallo? Oshima, a dove Oshima? Seguiteci, lo ritroverete al nostro villaggio. Sono notoriamente infidi e pericolosi. Ma per essere infidi e pericolosi non sono un po' troppo vecchi. Potrebbe essere un trucco. Venite in pace, benvenuti nella nostra terra. Grazie, stiamo cercando un cavallo. So quello che voi cercate. Eccolo là. Oh, Oshima! Oh, altissimo! Oh, Sakuretto, oh, si prostata davanti alle vostre sacre zampette. Oh, 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 guarda, a chiama! Non ho visto guerrieri giovani. Dove sono? Sono fuori per la caccia? Da tempo hanno abbandonato il villaggio. Ora qui ci sono solo vecchi e miseria.
Ma quei bianchi travestiti da indiani che hanno assalito il treno e che ci hanno aspettato al passo dell'Aquila, chi erano? Chi li ha mandati? L'uomo della ferrovia. Lo stesso che ti ha incaricato della tua missione. Butler, il banchiere? Sì, e puoi giurarci che è stato lui a metterci alle costole quel pazzo criminale del rinnegato. Gli uomini bianchi compiono delitti in nostro nome per spingere i soldati blu a distruggerci. Solo così la ferrovia potrà passare sulle nostre terre. Ah, dai, Nero, bevici su. Non è mica colpa tua, no? Mi sembra impossibile che dei bianchi abbiano bianco, giallo, nero, che differenza c'è? La cattiveria degli uomini non si distingue dal calore delle palle. Colore della pelle, Sakura, e staci attento almeno una volta. Quest'affare si sta complicando maledettamente. Quel vostro maggiore Donovan non è altro che un deficiente. E i suoi uomini una banda di cretini. In quanto a voi... Ho fatto solo quello che mi avete chiesto di fare. L'idea di far rapire il pony dai falsi indiani è stata vostra. E anche quella del milione per il riscatto. Per terminare i lavori della ferrovia attraverso il territorio indiano si poteva trovare anche un altro sistema. Attenzione, Kelly. Questo non lo dovrà mai sapere nessuno, capito? Nessuno. Va bene, ma la metà del contenuto della cassetta deve essere mio. D'accordo. Gli uomini che sanno ciò che vogliono avranno ciò che meritano. Lo dice anche la Bibbia. Maggiore Donovan è rapporto con la sua invita truppa. La sorte c'è stata contraria, dottore. Altrimenti... Non importa. Abbiamo deciso di affidarvi una prova d'appello. Vi forniremo tutti gli uomini e tutto l'equipaggiamento di cui avrete bisogno per sterminare Machaco e la sua tribù. Mi avete capito, maggiore? Ho detto sterminare. Abbiamo saputo che lo sceriffo Gideon e i suoi due compagni con la cassetta sono al villaggio indiano. Non ne dovranno uscire vivi. Ho capito perfettamente, dottore. Nel profondo sud che mi ha dato i natali, noi diciamo... Tanto va da Cattallardo che ci lascia lo zampino. Sì, sì, il signor Kelly vi accompagnerà per aiutarvi in questa suprema missione. Buona fortuna, maggiore. Chi sei tu? Un samurai. Che cosa vuol dire samurai? Samurai vuol dire grande guerriero educato a combattere e a soffrire. Lo sai che quando piccolo figlio samurai nasce, viene gettato tutto nudo sulla neve. Davvero? Certo, perché crescano forti e robusti. Tu hai dei fratelli? Sei fratelli, tutti morti per polmonite. Hai proprio ragione, amico mio. Sono un idiota, ecco. E in mezzo a tanti idioti come me, l'unico dritto sei tu. Ah, ora cominci a essere ragionevole. Ma che te l'ha fatto fare di vivere un'esistenza di pericoli, di sacrifici, Con un esercito di figli e una moglie che se non fosse per la barba sarebbe tale quale al capo indiano. Il capo indiano non ha la barba. Ma tua moglie sì. Dai, su, apriamo questa cassetta. Dai, apriamola e freghiamoci il malloppo. E poi, pari! Sì, forza! Vai, diavolo, la legge, chi ci crede? Abbasso gli onesti, viva i figli di puttana! Apriamo! Ecco qui la chiave!
E allora che c'è? C'è che non mi ricordo qual è la serratura giusta e se sbaglio qui succede un botto che lo sentono fino da te in Svizzera. Saltiamo tutti per aria. Bella notizia, porca miseria, cerca di ricordarti qual è il buco, il nero, il giallo, il bianco. Fa uno sforzo, su. Con tutta quella tequila che mi hai fatto bere non mi ricordo più nemmeno il mio nome. Il tuo nome lo leggeranno su una lapide se non apri questa cassa. Avanti! Aspetta! Affidiamoci alla sorte. Anghingon, la serratura... Io ce l'ho. Oh, ma siamo sicuri? Sicuri? No! E allora saltaci da solo, per aria! Mondo infame! Una volta che mi decido di fregare la legge, non mi ricordo più da che buco devo fregarla. Ti sei svegliato, bello di papà? Non sono il bello di papà. Oh, bene, sceriffo. Ti ricordi adesso qual è il buco giusto? Su, non perdiamo tempo, eh? Ma non avrai cambiato idea, sei sempre d'accordo, no? Certo che l'apro, e subito. Ah, bene. Ma non per dividere i soldi con te, sciacallo. Il denaro andrà a questa povera gente, a compenso di tutte le ingiustizie che ha dovuto subire dagli uomini bianchi. Porco Giuda, io lo sentivo che finiva a fregatura. Ma come, eravamo così bene d'accordo ieri sera. All'inferno, questi disgraziati hanno diritto a un risarcimento. Giusto, sceriffo, testa di saggio. Grazie. Ma che testa di saggio? Ma dico io, ma a me chi mi risarcisce? Ho un'idea, sta a sentire, metà agli indiani e metà per me. Facciamo i mezzi e non ne parliamo più, eh? È inutile che insisti, svizzero, è deciso. Questa volta si farà come dico io. Bravo. Porca miseria, e i soldi dove sono? Ce n'è soltanto un piccolo strato, il resto cartaccia e dinamite. Assicura, non capire. Capisco io. I dollari se li era già fregati il banchiere quando sei partito. E perché mi ha mandato con la cassetta? È una messa in scena agli occhi del console giapponese. Tu e la cassetta dovevate sparire durante il viaggio, così la scomparsa del milione sarebbe stata giustificata. Anche lui testa di volpe. No, io testa di cavolo, e anche voi. Siamo andati in giro per mezza America con questa mondezza. I soldati! I vostri amici sono venuti a prendersi la nostra terra. Non sono nostri amici e ora te ne accorgerai. Mettetevi al coperto. Ma che serve? Se i bianchi ci vogliono sterminare, lo faranno. Tu pensa alla tua gente, che a quelli ci pensiamo noi. Sbrigati! Falli mettere a riparo. Presto voi! Sakura, la tua missione è finita. Prendi il tuo pony e vattene. Oh, non ho possibilità. E io avere debito d'onore con te perché tu hai salvato mia vita. Poi avere debito anche con lui. Poi avere anche debito con Indiana Apache perché ha ritrovato Cime. Io disgraziato pieno di debiti, hai capito? Aspettate i miei ordini per attaccare. Perché prima... devo recuperare qualcosa. Ok, maggiore. Consegnateci la cassetta con il denaro. Altrimenti per voi sarà la fine. Accidentaccio. Il banchiere ha imbrogliato anche lui. E quello appena vede che dentro non c'è niente, crede che vogliamo fregarlo e fa una strage. Non importa, vado io. In fondo ho una cassetta giapponese. Voi pensateci, beh, prego. È una cosa inutile, Sakura. Serve solo a farsi ammazzare prima degli altri. Gideon, conta fino a 5. Uno! Questa volta Sakura paga tutti i debiti. Ma quando imparerai a fregartene dei debiti? Per samurai, debito on, pesante come montagna, a morte leggera come piuma. Sakura, fermati! Nessuno si muova. Fate attenzione. Appena presa la cassetta, fuoco a volontà. Ehi,
Di un po', Nero. Secondo te perché lo fa? Perché una volta tanto si sente un vero samurai. Oh, ecco ciò che hai chiesto, implacabile nostro nemico. Hai vinto. Ora però ti prego, lascia liberi i miei amici. Certo, liberi di morire come carogne. Prendete la cassetta! Oh, aspetta, soldato, aspetta. Ah, Sakura ti avverte che sceriffo ha fatto terribile strategia. E se tu apri cassetta a conserratura non giusta, questa scoppia e finisci a brindelli e tu e tutti i tuoi. Eviteremo questa probabilità, perché sarai tu stesso ad aprirla. Hai capito? Ah, come tu desideri. Aprila! Soldato. Come dice il saggio, quello che tu hai voluto avrai. Sakura vorrebbe fare piccola preghierina propiziatrice. Toh, cerca di colpire la chiave. È l'unico modo per non far saltare in aria Sakura e la cassetta. Accidenti, e come faccio? È difficile. Senti, è stato difficile anche fregare questa dinamite sotto i vostri occhi. E ricordati, se tu hai il polso fermo, lo svizzero ha la mano lesta. Su, datti da fare. Sbrigati, comincia a seccarmi! Sì, soldato. Guarda, ecco chiave. E qui finisce l'avventura del bravissimo Sakura. Ma che vuoi fare? Devo accendere, no? Su, dai. Se non fosse stato per te non ce l'avremmo mai fatta. Beh, sono io che devo ringraziare te e anche il sceriffo per avermi dato la possibilità di pagare i miei debiti. Sceriffo, grande samurai americano. Ma tu, grande samurai svizzero. Qui c'è un solo, unico, grande samurai, Sakura. E quello sei tu. Oh, svizzero, non dimmi queste cose, dai, che mi imbarazzano. Se non fosse giallo diventerei rosso. Ma dov'è il nero? L'ultima volta che l'ho visto andava dietro al nemico che scappava con cazzetta. Poi, grande esplosione.
Bisognerà avvertire la famiglia. È un duro compito. Penso che tocchi a me. E tu cosa farai, Sakura? Se Prode Guerriero Giallo vuole, può restare nel nostro villaggio. Nessuno oserà più attaccarci se saremo protetti da grande samurai. Hai capito? È una buona proposta. Pensaci. Forse ci rivedremo. Sicuro, Sakura? Sakura, sicuro. Sayonara! 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 Edward James Gideon, è fantastico! Non avrei mai creduto che tu manterresti la promessa. Tornare a prendermi con un'automobile. Sembri anche ricco sfondato, ma come hai fatto? Il console giapponese è stato molto generoso. Capirai, gli ho fatto recuperare il pony e il milione che Butler ha dovuto rifondergli prima di finire in galera. E io ora potrò spassarmela con $100,000, te e questa macchina. Non riesco ancora a crederci, mi sembra di sognare, Cicciolino. Sì, chiamami Cicciolino, mi piace. Parigi, Londra, Vienna, eccoci, stiamo arrivando. Alla faccia di mia moglie. Salve, Nero. Il mondo è piccolo, eh? Che cavolo vuoi, svizzero? Ho tre cosette soltanto. La rossa, la carriola e il malloppo. Perché quei dollari in fondo appartengono più a me che a te. Te l'ho ritrovato io il pony, no? Se fossi in te non ci proverei, sceriffo. Sei circondato. Guarda, Cicciolino, ci sono fucili tutto intorno. Non mi ci freghi più, amico mio. L'hai già fatto una volta, questo scherzetto. Ah, ma questa volta non è uno scherzetto. E questi chi sono, Cicciolino? Ah, eccoti finalmente. Come stai, caro genero? Ecco, signora, ora non c'è più pericolo che suo marito cada in qualche imboscata. E sa, lui ha voluto cortesemente scortare Madame e il suo bagaglio per essere sicuro che io me ne potessi prendere cura. Non è vero, Cicciolino? Sì, è vero. Credevamo che tu volessi farcela, mascalzone, e che te ne stessi andando con questa bagascia. Scusi, sa. Ma si immagini. Allora, sceriffo, vogliamo alzare il sederotto? Grazie. Mi dai una giratina? Avanti, sbrigati. Adesso ce ne torniamo tutti a casa, tutti insieme. La famiglia si è riunita. Arrivederci e grazie. Ragazzi, salutate i signori. Su, saluta anche tu. Su. Addio. Onward. Andiamo, su, a casa. Venti, ragazzi, giù, dove c'è il carro. Aiutate il nonno. Ah, non te l'ho detto, Edward. T'hanno messo in pensione per limiti d'età. Ora potremo stare sempre insieme, io e te. Maledetto svizzero. Ti ritroverò. Dovessi attraversare a nuoto le Alpi e scalare l'oceano, ti ritroverò. Lo giuro! Edward, che succede? Più di così che vuoi che succeda. È la fine. See what? When the snail is coming down. Do-do-do-do.